Buongiorno, mi chiamo Daniela Vergani, sono dipendente presso l'IASF Bologna e oggi vorrei parlarvi di un lavoro, anzi di una serie di lavori che stanno per essere pubblicato sulla rivista Astronomy Astrophysics e che è frutto di un lavoro molto grosso che ci ha visto impegnati negli ultimi 6-7 anni. Questa è una collaborazione italo-francese e ci ha permesso di studiare le proprietà di dinamica interna delle galassie rispetto alle proprietà spettrofotometriche delle stesse galassie. Cioè riusciamo in qualche modo a tracciare la velocità interna delle galassie che sono rappresentative di un'intera popolazione di galassie di quando l'universo aveva 8 miliardi di anni fa. Abbiamo utilizzato per questo progetto lo spettrografo integrale Symphony, che è un potente spettrografo che lavora nel regime di lunghezze d'onda del vicino medio infrarosso e che è molto importante perché stiamo andando a guardare come si stanno muovendo, anzi come si sta muovendo il gas in queste galassie. Noi sappiamo che le galassie sono formate sia da gas che da stelle. In questo caso noi stiamo andando in qualche modo ad accorpare le proprietà delle stelle, quindi la loro massa stellare, con le proprietà dinamiche del gas e quindi come si sta muovendo questo gas all'interno delle galassie. Come dicevo, questo spettrografo non è uno spettrografo semplice, tradizionale, è integrale, permette di dare delle proprietà distribuite su tutto il corpo della galassia. In questo modo, per esempio, non abbiamo un unico valore di velocità, abbiamo tanti valori quanto è grande la galassia. Quindi, per esempio, in questa mappa che vi sto indicando qua, abbiamo la tipica rappresentazione di una mappa di velocità, cioè un disco che si sta muovendo. La parte blu rappresenta le velocità del gas che si stanno avvicinando verso di noi rispetto a una velocità sistemica che qui è rappresentata dai colori verdi, mentre la parte rossa ci fa vedere la velocità di questo gas che si sta allontanando. Quindi questa è la tipica forma che ci si aspetta da un disco ordinato. In questo campione però abbiamo guardato anche o almeno abbiamo trovato in questo campione anche delle galassie che non sono sostenute da dei moti ordinati, ma hanno al proprio interno dei moti turbolenti, dei moti caotici che in qualche modo hanno un po' scombussolato la dinamica interna di queste galassie. E in questo riquadro rosso, noi vediamo appunto come ci si aspetta la mappa interna di velocità di una galassia che ha avuto nella propria storia un qualcosa che è un qualcosa di catastrofico, quantomeno violento. In questo studio, questo è diciamo, un grafico un po' rappresentativo dei risultati dell'articolo di cui mi sono occupata all'interno della collaborazione che mette in relazione appunto la massa stellare, la massa delle stelle con la velocità del gas, dove qui le velocità sono, come dicevo, sia quelle ordinate che quelle meno ordinate. Quindi abbiamo accorpato insieme tutte le velocità ordinate e caotiche che esistono nelle galassie. Ebbene, abbiamo visto che sia l'una che le altre si posizionano in un grafico massa stellare verso velocità del gas lungo una correlazione. Questa è una correlazione che è conosciuta da vari decenni e che esiste nell'universo locale. Però diciamo, l'importanza del lavoro è che noi siamo andati a vedere che questa correlazione è già in essere 8 miliardi di anni fa, ma non è immutata, è evoluta nel tempo. A parità di velocità, quello che succede è che nell'universo più recente, a parità di velocità, la massa in stelle è molto più grande. Quindi, in qualche modo, le galassie si stanno, come diciamo noi, assemblando, cioè stanno accumulando massa stellare man mano che si avvicinano nell'universo in cui viviamo ora. Non è, come dicevo,
è evoluta in qualche modo questa galassia, è evoluta anche nel senso che nell'universo locale la correlazione è molto stretta, mentre nell'universo di 8 miliardi di anni fa, che è l'epoca che noi stiamo campionando, osserviamo che questa correlazione i punti sono più dispersi tra di loro. E questo ci fornisce delle indicazioni sui processi che stanno intervenendo e che dominano le galassie che vivono in quest'epoca. Il fatto che si abbia una dispersione attorno a una correlazione che noi sappiamo essere nell'universo locale, quindi più recente, molto stretta, indica il fatto che l'universo a quell'epoca, quindi quando l'universo era abbastanza giovane e aveva 4-5 miliardi, era un universo molto più violento. Esistevano dei processi catastrofici. In questo progetto abbiamo quantificato quanti processi violenti di fusione hanno praticamente vissuto queste galassie. Ebbene, nel 30%, quindi circa una galassia su tre, in quest'epoca ha visto nella sua vita, ha avuto esperienza di una fusione, quindi un incontro talmente catastrofico che ha portato ad avere la sua dinamica interna così caotica. Quindi questo studio e il mettere in relazione proprietà diverse tra di loro ci permette anche di capire quali sono i processi che sono intervenuti e che hanno portato a formarsi, a evolversi le galassie.